Ecco, io passerei adesso, Mauro, se non ti dispiace, passerei alla pressione di vapore. Ti lascerei la parola per la pressione di vapore. Allora, io devo far vedere anche una cosa, due cose abbastanza curiose. Sicuramente si tratta di fare una sintesi che è molto difficoltosa, perché passare da circa 2000 pezzi a 4-5 per dare una sintesi. Due curiosità, intanto, per... siamo negli anni 50 in Germania, e questo serve per fare il caffè in auto, in modo che, visto che probabilmente le stazioni di autogrill o simili erano meno numerose di adesso, vedete c'è anche l'attacco elettrico per la... è una Paluxette tedesca, faceva anche macchine per uso domestico. Questa è la versione, vedete, con tanto di tazza. C'è questa vite che mi permette poi di liberarla, e un attacco che permetteva di tenerla al cruscotto, quindi per farsi il caffè in viaggio. E quest'altra l'ho portata perché, vedete, è così una caffettiera a uso domestico, la Pavone di Milano, le cui forme sono praticamente esattamente uguali a quelle delle macchine a colonna da bar di quest'epoca, semplicemente bonsai, via ridotta. E per portarle all'uso domestico, quindi c'è un'inversione: mentre all'inizio nei locali pubblici si fanno caffettiere, macchine a caffè più grandi, ma che assomigliano quelle a uso domestico, semplicemente per fare più quantità di caffè, quando arriviamo in questi anni è la caffettiera a uso domestico che va a scimmiottare, tra virgolette, a copiare nelle forme, oltre nel funzionamento, sempre per pressione di vapore, funzionamento elettrico 160 volt, le macchine a uso verbale. Dentro, se la smontiamo, è fatta naturalmente come potrebbe essere fatta una qualsiasi macchina, funziona con questo sistema di funzionamento, per una mano un po' difficoltoso, ecco, c'è tutti gli apparati. Ecco, il sistema a pressione di vapore aveva semplicemente un problema da un certo punto di vista per queste caffettiere, e era il vapore che insieme al... per poi arrivare. Sì, quindi l'invenzione della pressione di vapore, cosa significa? Che l'acqua sale con la pressione della temperatura e estrae il caffè. Però questo sistema, dal punto di vista di estrazione, diciamo che è un sistema geniale, però non è ancora perfetto. Per estrarre il caffè con una maggiore pressione era necessario arrivare a questo periodo storico, cioè il dopoguerra. Sempre in Italia, a Milano, Achille Gazzi è stato il primo a studiare questo sistema, grazie a un brevetto del 38 che aveva acquistato, e sviluppa una serie di progetti che porteranno ad arrivare a questo sistema. Cioè, cosa significa? Il sistema detto leva. Adesso, per questioni di spazio, non abbiamo potuto portare questo tipo di caffettiere perché sono molto pesanti e grandi. Però cosa significa? Se mi puoi tenere il microfono? Significa che era importante arrivare a questo progetto. È l'acqua che viene portata in pressione, quindi non c'è più come l'effetto Monca, l'acqua che sale con la pressione della fiamma che non può superare un'atmosfera e mezzo. Ma era importante portare una pressione di 7 atmosfere, cioè arrivare a 7 atmosfere, perché così di 7-8 atmosfere è possibile avere più acqua pressata a una maggiore pressione che estrarre meglio il caffè. Quindi gli oli e i grassi che contengono il caffè vengono estratti con più pressione, e nascerà il sistema detto leva, che è questo. Questo sistema qui viene utilizzato nel sistema domestico, ma soprattutto nel bar. Non so se ricorderete, ci sono ancora alcuni bar che mantengono questa tradizione. Il sistema leva ha portato un forte cambiamento sia nel gusto della tazzina del caffè, ma proprio anche nelle fasi di preparazione e di costruzione delle macchine del caffè. Cosa significa il sistema leva? Che questa pressione è maggiore e porta l'estrazione della crema caffè. Quindi pensate che in tutto questo percorso che abbiamo fatto, siamo velocemente, ma proprio per stare dentro una scaletta di tempi, che abbiamo percorso questi centinaia di anni, il caffè è nato con la cultura di estrarre
cioè il, bere il caffè, estrarre il caffè, ma con un'infusione, quindi un tempo di estrazione lungo, che questo comporta ad estrarre una maggiore percentuale di caffeina. Andando avanti negli anni, l'evoluzione diciamo più evoluta, quella più innovativa, che è quella che ci ha portato a oggi nei bar dove beviamo una tazzina di caffè, è quella di portare più pressione ed escludere il vapore, quindi portare un'acqua in pressione tale da poter estrarre la crema caffè. Questo è quello che riguarda il discorso caffè espresso, macchina da caffè. Nell'uso domestico, ritornando al nostro libro, al nostro percorso del libro, il sistema leva ha avuto un grande successo, perché nasce comunque nel periodo del dopoguerra, qui siamo nel 1950, dove naturalmente in Italia c'è una grande ripresa economica. Noi italiani siamo stati molto bravi sia per la macchina da caffè dal bar, che abbiamo inventato questo sistema leva, ma anche nell'uso domestico, e diventiamo i maggiori produttori di macchine per caffè da casa, quindi abbiamo questo primato per molti anni e ci ha portato poi a una grande produzione che è dislocata in tutta Italia, non solo nel nord, nel nord-est dell'Italia. Quindi tantissimi costruttori sono nati, tanti marchi, e questa qui che vi ho portato è una delle più famose degli anni 50. Si chiama Gazza, però in realtà è soprannominata Orecchio di Coniglio, perché ha questo snodo, delle leve che sembrano delle orecchie da coniglio. Però direi geniale, perché in questo modo era possibile tenerla nella dispensa, tirarla fuori per l'occorrenza, le leve si agganciano, si apre il coperchio, si mette l'acqua dentro, si accende la corrente elettrica, che naturalmente c'è una resistenza che scalda l'acqua, e in pochi minuti l'acqua raggiunge la temperatura e si può comprimerla e portarla direttamente nel filtro. Quindi pensate che estro, che genialità che c'era nel 1950. Da qui si avvia una produzione, e soprattutto arriva la crema caffè. Quindi pensate che in tutti i locali, ma per molti anni, si è bevuto un caffè nero riscaldato molto scuro, bollente, io direi una tazzina nera fumante, e dagli anni 50 arriva la crema caffè. Questo direi che è stato sicuramente il sistema che ha portato più innovazione e più, direi, anche il gusto del caffè più buono, più aromatico e più piacevole, direi. Ci dicono dalla regia che sì, dobbiamo chiudere e stringere e passare ad altro. Scusate la velocità. Sì, noi abbiamo un ospite, vogliamo presentare. Lo presento? No. Ecco, abbiamo portato un nostro amico collaboratore, ma anche un nostro amico collezionista, prego. Si chiama Andrea Moretto, abita a Ivrea, quindi abita poco distante da qua. Grazie. Abbiamo voluto così questo effetto sorpresa fuori programma. Sì. Perché si chiama Andrea Moretto, però lui ha progettato una caffettiera piccolissima, che adesso ci parlerà, forse sicuramente è la più piccola del mondo, e l'ha realizzata con un suo disegno, un suo sviluppo, quindi ha fatto una sua ricerca. Secondo me è molto, direi anche una giornata speciale, ci piaceva così concludere la nostra storia, il nostro percorso del libro Coffee Maker con questa curiosità. Adesso Andrea ci presenti in breve, poi dopo ti lasciamo anche fare preparare questa tua opera. Buongiorno a tutti, spero di avere la parlantina come Carli e Maltoni, ma loro sono eccelsi in questo. Io posso solamente dire che circa 6-7 mesi fa, mentre ero lì che pensavo, perché io sono progettista meccanico, e cercavo una sfida, un qualcosa che mi potesse appagare anche nel mio mondo del collezionismo. Io sono collezionista, ho 600 caffettiere tutte italiane, e a questo punto mi è venuto anche il pallino e mi sono detto: ma perché non posso realizzare una mia caffettiera? Però volevo fare un qualcosa di particolare, qualcosa che fosse così, qualcosa di mio, proprio particolarissimo. E mentre ero lì che navigavo sul web, sempre alla ricerca di caffettiere nuove per aggiungere alla mia collezione, leggo un articolo dove dicevano che era stata realizzata la caffettiera più piccola del mondo di 19 mm e mezzo. Io mi sono detto: ma 19 mm e mezzo a me mi sembra un po' grandina. Effettivamente era un po' grossa. E allora mi sono detto: ma a questo punto tanto vale che ci provo. E mi sono messo lì, ci ho pensato, mi sono basato sulle mie conoscenze, perché
600 pezzi, qualche idea inizia a fartela. E a questo punto ho realizzato la mia Amoretto, che io, Andrea Amoretto, poi mi sembrava carino, allora ho detto piccolino, grazie, mia moglie mi aiuta sempre, ho avuto tanta pazienza. Allora, sono un po' dimenticato. Qua abbiamo il corpo macchina, grazie. Qua c'è il pistoncino, perché questo qua è proprio un pistoncino. Poi adesso qua, ecco qua, mancava già un pezzo, mi stava già venendo la tachicardia. Il filtro, che non scada nel lago, sì, sì, sì. Ok, il coperchio per tenere il calore, perché bisogna pensare che, visto che si mettono dalle 3 alle 4 gocce d'acqua, che poi dipende anche dall'altitudine, perché farla a casa mia o farla al mare mi sono trovato dei comportamenti completamente diversi, e a questo punto ovviamente manca anche la tazzina, perché a differenza anche dell'altra caffettiera, che la mia misura 13 mm e mezzo, vai dai 12 mm e mezzo ai 13 e mezzo, dipende dalla fusione, io ve la offro anche in tazza calda. Quindi se io vi dico venite a casa mia che vi offro un goccio di caffè, l'importante è che non ci metti a pranzo, perché se... Primato dei Guinness dei primati devi andare. A Guinness, dai, che lo proponiamo, ci facciamo. Ovviamente l'ho fatto in argento perché mi sembrava un'idea così più carina. E ci va ovviamente anche il suo cucchiaino. Andrea è stato salvato dalla legge basata. Scusate? Aspetta, bisogna mettere qualcosa a riparo. Ma metterò le mani intorno, perché purtroppo, sì. Purtroppo quel calore gioca un brutto scherzo, perché basta che la fiamma vada di qua e di là, siamo proprio... È più da interno. Allora, facciamo così. O gira la scatola. Allora, a questo punto... Io prendo il pistoncino, perché il principio è proprio quello di un pistone. Quando l'acqua scalda, il pistoncino tende leggermente anche a comprimere il caffè, quindi c'è una leggerissima compressione del caffè, in queste dimensioni è veramente molto ridotta. Andiamo ad aggiungere l'acqua. Una, due, tre, magari lo faccio un po' più abbondante perché non si sa mai. Siamo tanti. Siamo in tanti, allora sì, bisogna farlo un po' per tutti. Poi la caffettiera viene presa e girata sotto sopra. A questo punto ho rubato un giochino da mia figlia, che se mi becca mi picchia. Ci ho messo il caffè perché ho detto eventualmente là non ce ne fosse. Si mette la quantità di caffè desiderato. Cucchiaino. A me piace un caffè bello gustoso, quindi se non vi offendete ne metto un po' di più. Devo ricordarmi di fare un cucchiaino magari per le dosi. Una scorta per un anno. Anche di più di un anno. Dipende quanti caffè si bevono al giorno. Oh, mi piace abbondare. Bisogna solamente preoccuparsi anche di quanto caffè, eccetera, eccetera. Non è facile. Poi ondeggia tutta, devo dire che mi sono trovato in situazioni più semplici ultimamente. Ok. No, posiamo pure il caffè. A questo punto si mette il filtro. Chiude il filtro, ok. Metto il coperchio. Si sente, sì? Benissimo. E mettiamo la tazzina.
magari adesso uso una candela nuova che abbia una fiamma, perché poi ovviamente più si consuma anche la candela, c'è un ritorno di fiamma diverso, cioè, quindi bisogna sempre stare un po' dietro a certi dettagli. Io propongo di mettere sopravvento per un coperchio qua. Sì, sì, sì. Perché sennò... Ecco qua. Scusate se non vedete. Beh, un accendino più moderno del mio. Qualcuno fuma? Oh, grazie mille. Grazie. Ma il tuo accendino com'era, se quello più moderno? Il mio è in argento, ovviamente. Degli anni 30. Aia! Se no si perde, se no casca fuori il caffè. Qua si muove tutto. Adesso vediamo. Da dove arriva? Io provo adesso. Se facciamo silenzio si sente il borbottio. Sì, sì. E soprattutto l'aroma. Adesso qua spero che non ci siano. Soprattutto l'azio, perché soprattutto l'aroma. Non l'avevo colta, sì. Oh, ci va il suo tempo, è sempre una caffettiera. Un po'. Chi lo assaggia dopo? Ah, chi vuole gradire. Eccolo qua, voilà. Il caffè è uscito. A questo punto, profumo mi dispiace solo che... È vero. E voilà! Fantastico. Chi vuole assaggiare? Bravo. Posso far vedere? Assaggiare. C'è il cucchiaino? Il cucchiaino, ma dove l'ho messo? Sindaco, vieni a assaggiare il caffè. La signora. Prego signora, in tazza calda però si è già raffreddata. Devi assaggiare, è il massimo che ci consente. Devi assaggiare, c'è un po' di difficoltà. Quando si dice assaggiare, è difficile, bisogna proprio sforzarlo. Ma anche io, perché essendoci una cosa, ho messo quello che loro torna. Funziona l'operazione, funziona già. Dorme? No, no, visto. No, vado di sì. No, ma funziona già, si può già andare. Ho dimenticato. Volevo chiedere. Mai la mascherina. Assolutamente. Pomarino. Bene Andrea, io vi volevo complimentare per questo tuo progetto. Grazie. Però bisogna studiare un sistema antivento. Però no, anche è per uso domestico. Per uso domestico. Attenzione.